Il cantante Memo Remigi rompe il silenzio dopo la fine della relazione. Il commento incendiario spiazza la rete. Classe 38. Il cantante comense Memo Remigi ha recentemente guadagnato popolarità aggiuntiva sui social, grazie soprattutto ad un controverso siparietto televisivo che ha decretato la fine della sua carriera in Rai. Egli aveva infatti militato nel parterre degli Affetti Stabili di Serena Bortone dal 2021 al 2022, ma la sua esperienza al piano bar del programma si è bruscamente conclusa in seguito all'intervento di Striscia la Notizia. I giornalisti del TG satirico avevano infatti colto Memo Remigi in atteggiamenti indebiti nei confronti di Jessica Morlacchi, a cui aveva palpeggiato il fondoschiena durante i saluti finali di una puntata di Oggi è un altro giorno. L'inevitabile vespaio mediatico ha quindi affossato l'immagine pubblica dell'attempato artista lombardo, ma Memo ha recentemente rilasciato un'intervista esplosiva al settimanale Mio e fornito una nuova versione dei fatti. Oltretutto, il cantante ha riservato anche qualche pillola amara alla sua ex fiamma Barbara D'Urso. Memo Remigi stronca l'operato di Barbara D'Urso. In merito ai suoi rapporti attuali con Jessica Morlacchi, Memo Remigi li ha definiti distesi e rilassati, ed ha inoltre precisato: quel gesto era un gioco innocente, compiuto con una persona consapevole. Lei non ha fatto scenate, né denunce. Memo Remigi ha poi commentato l'allontanamento di Barbara D'Urso da Pomeriggio 5, iniziativa ufficializzata dall'AD di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, ad accolta dalla stessa conduttrice con sconcerto. Il cantante e la mattatrice partenopea avevano intrattenuto una breve relazione quando la mattatrice aveva 19 anni, e Memo il doppio della sua età. L'ex Affetto Stabile di Rai 1 ha demolito il format ora destinato alla conduzione di Mirta Merlino, e riferito: non era una trasmissione di grande cultura ed insegnamento. È vero che la TV non deve essere maestra, ma almeno di buon gusto, e in quel programma ce n'era poco. Era solo uno starnazzare di galline che fanno a gara a chi grida di più. Ed ha infine auspicato il successo di Mirta Merlino, fresca fresca dall'addio alla rete di Urbano Cairo: farà una trasmissione meno trash di Barbara, e lo dico con tutto l'affetto ed il rispetto per la sua professione. La conduttrice napoletana, una volta smaltita la delusione, sembra aver ideato un piano B per la propria carriera, e nelle ultime ore ha inoltre lanciato un'anticipazione curiosa dalle sue Instagram Stories. Sto per fare un atto di coraggio, ha ammesso, sto andando all'aeroporto, sto per prendere l'aereo. Sapete che ho il terrore, ma c'è sempre tempo per superare i propri limiti. Verso una nuova e lunga avventura. Forse ve lo dirò, ma ora non posso. Ho paura, ma la paura ferma il mondo. Io voglio correre.